Arrivato finalmente alla stazione di Pescara Centrale dopo 7 ore di treno. Partito da Milano Centrale, ma sono arrivato là in bicicletta, quindi alle 4 e mezza passate ero già in giro, quindi sono un po' frastornato, diciamo, da questo viaggio. Adesso una ventina di chilometri a nord di Pescara vado a raggiungere il campeggio dove partirà il Max 2023, questo trail in gravel nel cuore dell'Abruzzo, tra il mare, le montagne, ancora mare e tanti bei borghi, che ci farà scoprire questo bellissimo percorso qua in questa regione di cui io mi sono innamorato già da qualche anno. Tenda montata e adesso andiamo a ritirare il pacco gara. Primo trail, ragazzi. Ah, è il video? Sì, è il mio primo trail, il grande Luca, è stato un piacere, dai. Bocca al lupo a me, caro. Bocca al lupo. Questa è sì, a tutti. Certo. Grande. Buona questo trail. Grazie. Bici carica. Tutto pronto? Ah, l'antisfregamento. Colazione fatta, adesso andiamo verso la partenza, cioè l'ingresso del campeggio. Partito ufficialmente a percorrere questa Max 23. Adesso siamo qui a percorrere la ciclovia adriatica, bellissima ciclovia adriatica. Costeggia ovviamente il mare Adriatico. Dopo 2 anni si passa ancora dalla Torre di Pineto. Sa che è arrivato il momento di salutare il mare. Comincerò anche le prime salite qui nel cuore dell'Abruzzo. Com'è, Francesco? Ti ho messo fondo del doping. Ti manca il mare? Goleador. Poi mi manca un sacco, quel caldello bello. Sai che la Goleador è abruzzese? Veramente? Sì, per quello che ce l'andate. Non capita a tutti avere problemi meccanici, avere un Pietro Franzese che ti rincuora. Siamo finito il viaggio. Poi spiegherai che cosa è successo, però può capitare, specialmente se prendi le buche. Sì, perché cosa va a fare? Se il filetto e la guarnitura si possono rovinare, però. Bene, quindi mi hai già detto che ho finito il viaggio dopo 30 km. No, io ho detto che devi fare la traccia asfalto. Traccia asfalto. Non finisce mai, ragazzi. Però la Max, vabbè, dai, vediamo se entriamo in compromesso oppure no. Visto che la strada era pericolosa, c'è un bel muro. Salitella più tosta di pazza. Sì. Sì. Meno male. Beh, dopo queste strade direi che siamo messi bene. Col bici lavaggio direi che siamo già un po' meglio. Adesso si fa un salto all'unico meccanico che c'è qua a 2 km e vediamo se riusciamo a risolvere il problema al mozzo posteriore. Eccolo qui, trovato il negozio di bici, speriamo. Sta facendo l'Abruzzo Trail, non so se anche... No, non è una gara, è un giretto per l'Abruzzo. Ovviamente i meccanici si dimostrano gli angeli che ci parano il culo come sempre. Mancava un anellino nel mio perno e quindi ballava per forza la ruota. Adesso salita verso Campo Tosto, lunga ma dolce. Io non potrei vivere al centro sud. Io riparto, magari ci ribecchiamo. Mi auguro che tu riesca ad arrivare. Ah, sì, cioè tanto... di non beccarti, ma non credo di essere così veloce. Vabbè, comunque buon piacere della Link in descrizione. Ciao. Link in descrizione. E può ripartire il rock and roll qui in Abruzzo. Caffè! Cafferino, si riparte più bimpanti per la salita. Finalmente lo vediamo anche, lui, il lago di Campo Tosto. Ormai sto salendo da quasi 30 km e non vuole smettere di salire la strada.
Però dai, siamo ripagati sicuramente da quello che abbiamo intorno. La tortina del ristoro me la sono tenuta per gustarmela con questa vista. Metri di quota e partendo dal mare un po' si sentono. In mezzo, brave, state qua sul fianco, sterratino. Tra l'altro deve esserci una sagra o qualcosa, una festa, perché è pieno di gente. Sera. Ciao. Un po' di gravel d'Abruzzo. Leggera crisi di fame. No. Io provo. Mangiamocene un'altra, va, che serve. Rifocillato lì al bar, cazzo che fame che avevo. Si riparte con la salita. Messo un po' di doping alle orecchie. Valico valicato. Adesso per l'Aquila quasi tutto in discesa. Prima di arrivare all'Aquila c'è ancora questo pezzo un po' ostico, tra l'altro contornato anche da una bella salita che probabilmente sarà sterrata. Finita anche questa salita maledetta, adesso dovrebbe essere veramente tutta discesa per arrivare. Che stradina questa, che regalo. Secondo giorno di Max, parte con The Eagle, detta anche l'Aquila, e ogni tanto nel bosco si trovano anche esseri umani con cui condividere un pasto e un tetto sopra le nostre teste. Quindi eccomi qui con Marco, Matteo e Alan a pedalare questa seconda tappa dell'Abruzzo Trail. Tornati un attimo a Pagani, che adesso si prende anche qualche panino, perché dopo tra 5 km ci sarà Filetto, che è l'ultimo paese, e poi per una ventina di chilometri c'è solo salita. Manto due per la chiesa del Dettino. Ma sì, dai. Allora partiamo a salire. Salita che ci accompagnerà per una trentina di chilometri. Filetto raggiunto. Dopo una salita per niente scontata, ma sono solo l'inizio. Mamma mia, che regalo questo. Siamo dei boss. Com'è stata la salita? Ma durissima, durissima. Salita Marco Pantani, altri 7 km di salita, che spettacolo che c'è intorno. Via, deviazione dai campi. Oh. Permesso. Permesso. Cazzata.
Meglio la salita, eh. Meglio la salita. Brutto presagio. Pure i cavalli selvaggi. Dopo tanto patire sotto la pioggia, ritorna anche il mitico asfalto. Hai cambiato colore. E anche questa è andata. Adesso tanta discesa. Santo Stefano di Sessagno. Era davanti Rocca Calascio. Due borghi assolutamente imperdibili. Rocca Calascio. Bella anche dal basso. Salita mistica per arrivare a Castel del Monte. Le dure. Com'è, la rifacciamo? Sì, dai. Asfalto, le fine. Uno dei borghi più belli d'Italia. Castel del Monte, che mazzata! Secondo temporalino di giornata e si riparte dalla pausa. Castel del Monte, adesso visto dall'alto sembra anche più carino. Quasi finita questa salita infernale. Ragazzi, io vi ho detto che potevamo non fermarci, però voi avete voluto mangiare, adesso sto caduto a viaggiare di notte. Arrivati a Pescara, adesso mancano 19 km e dovrebbero essere tutti su ciclovia adriatica, quindi peggio andato, ultimi chilometri massacranti. Prani turni. Cazzo, li abbiamo fatti svegliare. Arrivati. Grazie. Grazie. Fate il giro? Va bene, dai. Facciamo il giro? L'ho detto 2:30. Siamo anche in anticipo. Cosa ti può lasciare un trail? Attraversare posti che non pensavi fosse possibile attraversare in bicicletta. Scoprire che i tuoi limiti possono spostarsi sempre più in là, perché forse alla fine siamo noi i primi a non sapere quanto valiamo realmente. Condividere il percorso e l'esperienza con persone che fino a pochi minuti prima erano perfetti sconosciuti, ma poi si rivelano essere compagni di viaggio perfetti. Incontrare paesaggi e animali, essere in tutt'uno con loro, come quel branco di lupi sotto la pioggia di Rotto, così rari da incontrare. Saremo sempre grati a loro per aver ricevuto questo privilegio. E infine la birra, quella birra, la birra dell'arrivo, la fine della fatica ma anche del divertimento. Penso la miglior birra che io abbia mai bevuto.